Spero che sia importante per voi e per questa piazza che ci sia anche un sindaco qui oggi a dire che questi percorsi sono praticabili. Sant'Orso è un piccolo comune di 6.000 abitanti che in 15 anni è stato in grado di accompagnare a dei percorsi di integrazione con il proprio progetto SPRAR più di 400 persone. E questo con dei percorsi efficaci di integrazione che in qualche maniera cerchiamo di proporre anche attraverso queste occasioni a tutto il territorio. Sono esperienze che spesso viaggiano sotto traccia, non hanno grande visibilità in un Veneto che evidentemente parla un'altra lingua. E in questo caso si tratta di andare proprio, come diceva l'amico, in direzione ostinata e contraria. La vera emergenza, è vero, in questi ultimi 3 anni sono arrivate tantissime persone rispetto ai 15 anni precedenti, ma la vera emergenza non sono state le 180.000 persone arrivate l'anno scorso. La vera emergenza è stato il rimpallo di responsabilità tra prefettura e sindaci, tra sindaci e sindaci, tra governo e regione che non fa la propria parte. Lì ci sono stati i corticircuiti istituzionali che hanno reso complicata ed emergente la situazione. In 5 minuti è impossibile raccontare quello che si può fare nelle pratiche quotidiane. Io vorrei limitarvi ad incitarvi a tenere duro, perché attraverso l'azione costante, quella spicciola, quella sottotraccia, che però poi fa contaminazione e fa rete, si possono ottenere risultati importanti. Io vorrei, i 2 minuti che mi restano, e ho bisogno di leggerlo, ricordarvi alcune parole di Alexander Langer. Ho visto prima gli amici del Trentino, di Bolzano, questo amico che 30 anni fa ci interrogava e ci diceva che il confronto con l'altro è una grande opportunità, perché ci permette di costruire una visione del mondo, della vita, delle relazioni tra le persone e un futuro diverso. Alex ci guardava in faccia e ci chiedeva a ognuno di noi: cosa facciamo noi per cambiare le cose? Quali responsabilità ci assumiamo per occuparci dell'umanità? Ci diceva che nulla resta come prima se siamo noi a volerlo e se siamo pronti a comportarci di conseguenza. In un Veneto che in ogni giorno mette al centro del dibattito politico la questione identitaria, che si fonda sulla presa di distanza dell'altro e del diverso, dobbiamo con forza invece lavorare l'amore per la nostra terra, per la nostra storia, per la nostra cultura, con una diversa capacità di apertura al mondo, alle altre culture, alle altre religioni. Fare una buona accoglienza, e io ho detto che è possibile farlo, va ben oltre la questione specifica. Ci aiuta a non cadere nella trappola del pensiero chiuso, quel pensiero ostile all'altro, che è orientato alla contrapposizione, alla separazione. Alex ci ricordava che la logica dei blocchi contrapposti blocca proprio la nostra essenza di esseri umani, che si fonda sulla razionalità e sulla capacità di mettere a pieno la nostra razionalità. Ecco, questo non ce lo possiamo permettere se abbiamo cura prima di tutto di noi stessi, oltre che delle persone che accogliamo. Io vorrei salutarvi tutti con un forte abbraccio, incoraggiarvi a tornare a casa e a fare tutti ogni giorno la propria parte.